Nelle ultime ore la condizione è ulteriormente peggiorata perché non ci sono posti letto, ovviamente le malattie infettive sono finiti già da qualche giorno, abbiamo acquisito altri reparti, cioè ancora un'affluenza massiva, purtroppo l'affluenza attualmente è di soggetti con febbre, tosse e difficoltà respiratoria, quindi con quadri conclamati, di polmonite già documentabile alla TAC in pronto soccorso. Ci sono disposizioni per riuscire ad ottenere nuovi posti? Sono già state fermate tutte le attività non ritenute necessarie, come gli interventi chirurgici in elezione, per ridurre ovviamente i posti che necessariamente poi servono nella cosiddetta TIPO, cioè la terapia intensiva post-operatoria, che ovviamente è impegnata in queste ore a gestire l'emergenza di insufficienze respiratorie. Ulteriori posti si stanno creando perché si sta riattivando la rianimazione dismessa di Penne, dovrebbero riattivare anche la vecchia rianimazione di Pescara, diversi posti letto che erano qui, però cominciamo ad essere in difficoltà perché il numero degli ingressi è notevolmente superiore al numero delle dimissioni che riusciamo a fare. E per quanto riguarda il personale sanitario, state facendo dei turni massacranti, ma perlomeno possiamo dire in sicurezza. Stiamo cercando di farli in sicurezza, cioè, ovviamente il più possibile in sicurezza. Stiamo ottimizzando quello che abbiamo, purtroppo il problema è che siamo pochi e per fortuna i colleghi delle altre discipline hanno dato la disponibilità ad affiancarci in modo che ci sia per ogni reparto un infettivologo e un collega di un'altra disciplina. La questione degli asintomatici, sono effettivamente contagiosi oppure no? E in percentuale, quanti dei contagiati sono asintomatici? Una buona parte dei soggetti che si infettano presentano pochi sintomi o quasi zero sintomi. Questi sono più, per fortuna, sono circa il 60%, altrimenti saremmo al collasso nell'ospedale. Per quanto riguarda invece la probabilità che questi oligosintomatici, cioè che hanno pochi sintomi o asintomatici, siano effettivamente contagiosi, ci sono dei dati che ci dicono che sono meno contagiosi dei soggetti con i sintomi. Diciamo che solo il 3% circa degli asintomatici è capace di contagiare. E da quel che mi dice però mi vengono due dubbi, cioè primo se allora sarebbe utile tentare di fare tamponi a tappeto a tutti per tentare di isolare anche gli asintomatici e poi siccome dice che in molti casi non vi sono sintomi, allora come fa un cittadino a sapere se si è ammalato oppure no? Facendo il tampone a tappeto, noi troviamo sintomatici ed asintomatici. Noi in questo momento dobbiamo capire quali sono i pazienti che necessitano di un intervento medico, che quindi vanno ospedalizzati perché sono a rischio di progressione. Per tutti gli altri, quelli che non hanno sintomi, vale comunque valgono le indicazioni ministeriali di rimanere al proprio domicilio isolati. E un'ultima domanda, chi è guarito dal coronavirus può riammalarsi? Questa è una bella domanda perché ci sono opinioni discordanti anche su questo. Non abbiamo avuto il tempo per osservarli, abbiamo bisogno ancora di qualche settimana per dirci questo. Speriamo di no, innanzitutto, ma probabilmente no, altrimenti si automanterrebbe nel tempo per sempre questa infezione. Non abbiamo ancora un'informazione certa da dare in merito. Pensiamo di no.